Siamo a Villa Caraffa, una dimora storica del XV secolo sotto il Monte Caraffa. Questo è il piano nobile, un piano segreto, un piano pieno di ricchezze artistiche e architettoniche che oggi abbiamo voluto aprire e decorare in maniera conviviale, lussuosa, artistica e perché no, per festeggiare tutte le nostre coppie che nel 2013 e ancora più avanti si sposeranno qui e qui potranno assaporare qualcosa di magico, di vero, di autentico, di prezioso, come ogni sogno nuziale deve essere. Questa è la stanza delle bifore, un tono leggermente aranciato, dove abbiamo voluto decorare e allestire qualcosa di magico. La torta, simbolo della sposa, simbolo della nuzialità, con un abito couture, couture d'omodami, un taffetà cangiante che riprende in maniera entusiasmante, in maniera trionfale, quello che è il fasto che ogni giorno la sposa deve vivere con il suo compagno e la sua convivialità. Ed ecco un'altra stanza molto importante, la seconda del piano nobile, la stanza dell'arte. E quale più arte importante e antica? Quella della passione, del rosso. Un abito che tutte le spose eccentriche, passionali, un po' moderne, che vogliono contraddire quelli che sono i costumi odierni, vorrebbero indossare. Ma vi devo dire una cosa, il rosso è il colore del matrimonio già nel Rinascimento, per cui non torneremmo che ancora una volta nell'arte, nell'autenticità. Una torta rossa può esserlo. Piccoli docchi, piccoli nastri, insieme a dei piccoli tocchi floreali, tutto deve essere armonioso. La stanza forse più ambita, quella del buon auspicio, quella della fortuna, quella dove abbiamo voluto installare un abito verde, verde glicine, con una torta meravigliosa decorata in questa medeola, con dei nastri in questo colore verde che sempre porta buono, e l'ortensia, che solo nella nostra tradizione ha dei significati di buon auspicio. In altri forse un po' meno, ma noi è qui, a Villa Caraffa, che dobbiamo celebrare le nostre nozze. E questa stanza è una stanza magica. Buona fortuna. La sala dell'Aurora. La sala da dove vediamo per prima sorgere il sole. La sala che condurrà i vostri cammini, perché il sole illuminerà tutta la vostra vita. Siamo giunti nella sala sicuramente più importante del piano nobile, la stanza del Papa, perché i Caraffa hanno avuto anche nelle loro origini un papa molto famoso, Giampaolo Caraffa, già Papa Paolo IV. L'arte è colore, ma quando tutti i colori finiscono, il bianco trionfa. E il bianco, eccolo, l'unico abito bianco che ho voluto esporre della collezione 2013 di Domodani, qui, in questa stanza così importante, come segno di augurio, di eleganza, a ogni sposa che voglia un domani coronare il suo sogno, perché un'icona ci vuole qualcosa che indossato dia vesta e dia esuberanza alla personalità della ragazza, che dia convivialità, che dia stile, che dia tutto ciò che Villa Caraffa sta cercando di lanciare come messaggio sul territorio e non solo. Villa Caraffa, nella sua originalità artistica, rappresenta nel mondo del wedding una delle prime realtà consolidate e invidiate da tutto il mondo. Sono riusciti, come azienda di servizio, a diventare leader per l'entusiasmo, la passione che tutta la famiglia e tutto lo staff mette da anni nell'aver riportato questa dimora ormai in disuso, ormai quasi crollata, del XV secolo le origini della dimora, ad un fasto che oggi viene celebrata da centinaia di coppie. E proprio oggi siamo qui per festeggiare la convivialità di stile e nozze che sarà un motivo conduttore per tutto il 2013 e sicuramente anche oltre, del quale io sarò sempre un forte testimonial.
conosciamo, sì, questo lavoro, perché tante spose vengono qui, ma più o meno sono fotocopie o cose che si vedono quasi un po' dappertutto. Però quello che hai creato oggi, che va in sintonia con la struttura, perché hai fatto delle cose eccezionali, nel senso che le tinte che sono in questi ambienti, li hai associati ai tuoi bellissimi vestiti, questo mi ha davvero colpito. E questo si vede proprio l'amore e la passione che trasmetti nelle cose. Sono convinto anche le spose che indossano il tuo abito, trasmetti qualcosa di te. E che la naturalezza, quella disinvoltura quale tu sei capace di creare, la rendi anche addosso loro, tale che quella disinvoltura quale loro percepiscono, davvero elargiscono poi, no, quei sorrisi, quel modo di essere che renda ancora più radioso e luminoso quel giorno. I complimenti a te, che hai questa caratteristica, che è un dono che è nascosto in te. Osare con gusto vuol dire andare oltre dei confini banali e mediocri, però vuol dire fare dei nuovi cammini e proporre a livello artistico, fotografico, qualcosa di nuovo per quelle che sono le nostre innamorate spose e situazioni più prestigiose. Per cui così deve essere. Grazie Mario, grazie, a presto.